alla fine di Roma. Vai, va, va! Ma questa l'organizzazione, va! Marco, Tommaglia frusta, Nati. Procuranti sono costretti a trovare le ladroni e del genere che partono in questo mondo. Quindi noi salutiamo con un applauso i notabili, auguriamo a loro un buon viaggio, un sereno viaggio. Siamo sicuri che Pio Nono, il Papa Pio ha preso tutte le misure della circostanza, quindi anche a voi rivolto il saluto, siete sempre i benvenuti. Benissimo, continuiamo con la prossima carrozza perché non finisce certamente. Veramente speciale, signore e signori. Questa carrozza ha un musicista importantissimo che ha segnato la storia di Pinocchio, ma ebbe la fortuna di studiare canto e recitazioni in una casa di orfani. Diventò famoso, diventò un musicista di fama nazionale e oggi è qui per testimoniare la sua importanza. Quello che è riuscito a fare poco prima dell'unità di Napoli. Grazie maestro, grazie di essere stato qui. Ma no, subito dopo continua ancora la kermesse delle carrozze con un altro appuntamento. È ormai mezzogiorno, è ora di pranzo. Vediamo arrivare alcuni amici che si vedono in uno studio. Ma non sono qui per mangiare. Sono qui per parlare dei modi rivoluzionari che accompagneranno subito dopo la. Loro sono qui per radunarsi, per mettere insieme varie idee di questa futura gara, di questo futuro nostro paese. Sono Massimiliani, sono pronti a tutto, sono decisi a costruire le loro funzioni, a farla diventare un. E da poco morto Pellegrino Rossi, economista, politico e giornalista italiano. L'assassinio di Pellegrino Rossi suscitò il cuore di tanti voci italiani. Li
l'idea che il movimento costituente era programmato, c'era bisogno di un colpo di piedi, c'era bisogno di un coraggio, perché la nostra nazione sta per difendere l'unico grande bene del paese. I nostri amici li lasciamo al loro percorso, un percorso storico importante, un percorso che si è segnato in un'altra Italia. Grazie a questi coraggiosi uomini.